Pensate ad una fettuccia leggera, elasticizzata, qualcosa che vi consente di realizzare borse, cestini, tappeti, oppure perché no anche dei copricuscini o dei copri puff. Insomma, tante davvero creazioni in maniera professionale e con un prodotto made in Italy, studiato appositamente per questa tipologia di creazioni. Non vi viene in mente qualcosa? O forse sì? Ebbene sì, parliamo della licra, quella di Tessiland. Perché voglio dire, quella di Tessiland è davvero molto particolare. Partiamo dal made in Italy e qui mi potrei anche fermare, ma no, vi do qualche altra nozione in più. La licra di Tessiland ha una larghezza di circa 3,5 cm e varia da colore a colore, da bobina a bobina. La larghezza della fettuccia, come abbiamo detto prima, rimarrà sempre la stessa, ma il peso cambia. Di colori presenti sul sito ce ne sono una marea. Mi raccomando, occhio alle quantità, perché ovviamente sono tipologie di licra presenti con un determinato numero di partita e quindi con una determinata colorazione. Quindi fate bene i calcoli, perché qualora dovesse terminare e ne aveste bisogno, potreste non trovare la licra della colorazione che avete già utilizzato in precedenza. Quindi mi raccomando, occhio. È una tipologia di fettuccia che davvero supera ogni standard tra quelli presenti sul mercato. Oltretutto, il basso peso specifico del materiale vi consentirà di realizzare delle creazioni davvero molto leggere e voluminose. E oltretutto, il taglio precisissimo vi consentirà di realizzare delle creazioni davvero regolari, insomma, perfette. Ovviamente all'interno, come potrete vedere direttamente anche sul nostro sito, garantiamo la totale assenza di nodi. Non possiamo garantire che non possano esserci cuciture. Qualora doveste trovarle, non ci sono problemi, perché grazie alla licra comunque potrete realizzare quella sorta di punti a maglia che vi consentirà di far sì che la cucitura possa semplicemente apparire all'interno della creazione, quindi non vedersi, oppure per le leggermente più bravine far sì che durante la lavorazione possa presentarsi nella parte laterale del punto. Anche con le giunzioni e le cuciture è possibile utilizzarla tranquillamente, è possibile lavorarla e poi oltretutto ne vale la pena. E qualora doveste riceverla e doveste accorgervi che il prodotto che avete acquistato non è quello che state cercando, che comunque può essere adatto alla vostra creazione, no problem. Come sapete, con Tessiland c'è il reso, oltretutto il primo per chi è registrato come cliente è gratuito, potete renderlo. Mi raccomando però, non toglietelo da questo involucro. Perché? Perché la licra è un filato molto particolare, se la si maneggia non correttamente rischia di esplodere. Quindi se siete stanche di trovare nodi e cambi di colore delle pesantissime bobine tradizionali, la licra di Tessiland è quella giusta per voi. Ma adesso iniziamo subito con la puntata. Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la rubrica fatta da voi e per voi, presentata da me. Quest'oggi analizzeremo insieme quattro progetti pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia dal 14 al 20 giugno. Ci sono tanti video, oggi devo dire che ci sarà davvero una grande partecipazione, io non posso che esserne felice. Quindi iniziamo subito con il primo progetto di oggi, che è di Daniela Perego. Vai! Daniela ha utilizzato il Frida Mimosa e l'uncinetto 4,5. Daniela ha preso spunto da un tutorial della Fatta Tuttofare, la maglia mimosa, ma lei ha avuto un'idea in più. Infatti, come potete vedere, da una semplice t-shirt è diventata un meraviglioso vestito. Ci ha inviato un video con un montaggio di foto molto carino fatto da lei, quindi guardiamolo insieme. Ciao a tutti e grazie Valentina per avermi invitata. Sono Daniela, abito a Malnate in provincia di Varese. Ho due figli, Selina di 22 anni e Thomas di 18. Tutti dicono che sono molto creativa e che tutto quello che faccio mi viene bene. Ho iniziato anni fa col punto croce, passando poi al decoupage, alla realizzazione di torte, poi di gioielli usando i cristalli Swarovski. Solo l'anno scorso, durante il periodo del lockdown, ho conosciuto questo fantastico mondo dell'uncinetto. Ho cominciato con la realizzazione di una borsa Chanel, che poi ho rifatto in diversi colori. Poi, conoscendo Maria Grazia, la Fatta Tuttofare, ho cominciato a realizzare anche capi di abbigliamento. Proprio per la creazione di questo abito ho preso spunto dal tutorial della maglia mimosa della nostra fata, che con le sue spiegazioni rende tutto molto facile. E per una taglia 42 ho usato circa 400 grammi di filato Frida, ovviamente di Tessiland, e uncinetto 4,5.
Questo filato è stupendo, leggerissimo al tatto e molto scorrevole. Ho seguito il tutorial della fatta facendo come lei solo 3 aumenti dopo la chiusura dello sprone per allargare un po'. È arrivata all'altezza dei fianchi, mi sono immaginata subito come sarebbe stato stupendo un abito lungo e così ho continuato la lavorazione fino alla caviglia. Ed eccolo qua. Ringrazio Valentina, Tessiland e tutti quelli a cui è piaciuto il mio progetto. Un saluto e a presto. Ciao! Bravissima Daniela! Il secondo progetto di quest'oggi invece è di Anna Letizia. Lei ha realizzato questo bellissimo top con... Anna ha utilizzato lo splash glicine e l'uncinetto 3,5. Ci ha inviato un bel video anche un po' lunghetto, quindi io non dico altro, partiamo subito con il video, vai! Salve a tutti, io sono Anna Letizia e sono una creativa appassionata di handmade e in particolare di uncinetto. Mi sono avvicinata a quest'arte relativamente tardi perché non ho mai avuto nessuno che mi insegnasse, anche se ero tanto tanto affascinata da questa creazione, che da un semplice filo poi venivano fuori grandi cose, però per quanto ci provassi da sola non è che ci riuscivo un granché. Mi si è aperto un mondo quando sono nati i primi tutorial su YouTube e quindi grazie alle prime youtuber ho potuto riprodurre cose semplici come cappellini per neonato oppure semplici orsetti ad amigurumi, riproporre appunto quello che loro proponevano nei loro tutorial. A mano ovviamente il livello e l'esperienza cresce e sono arrivata a realizzare capi completamente miei, come il crop top che avete visto. L'ho realizzato utilizzando il filato splash della Tessiland e per una taglia S ho impiegato poco meno di 100 grammi. Infatti è un filato con un'ottima resa, ci sono 175 metri ogni 50 grammi e l'uncinetto consigliato è del 3,5. Io ho una mano molto stretta, quindi ho utilizzato il 3,5 e ho lavorato questo top semplicemente con dei punti alti alternati poi sulla fascia che copre l'addome a punti bassi, punti mezzi alti oppure punti alti e catenella per creare un gioco di vuoto e di pieno. Inizialmente ero scettica nei riguardi di questo filato perché io non ho mai lavorato un filato elastico, però quest'anno la moda insomma ci propone tanti accessori, i costumi, le borse ad uncinetto, è veramente il protagonista di questa stagione. E quindi quando ho deciso di realizzare il crop top non potevo non provare il filato splash della Tessiland. E quando è arrivato il pacco appunto era il filato che più mi incuriosiva, l'ho subito scartocciato e ho apprezzato la morbidezza del filato e ho iniziato subito a lavorare. Diciamo che in 3 ore è venuto fuori il top in questione e sono rimasta veramente veramente soddisfatta della facilità e della scorrevolezza con cui si lavora questo filato. Infatti ne ho subito acquistato un altro colore e io credo che sia utile da utilizzare da solo per la realizzazione tipo di top o di maglie particolarmente che richiedono una particolare aderenza alle forme corporee, ma credo che lo utilizzerò anche quest'inverno in abbinamento ad altri filati. Mi viene così ad esempio un polsino per una manica particolarmente a sbuffo di qualche maglioncino, quindi il fatto che sia veramente tanto tanto elastico ci aiuta a realizzare un qualcosa che sia poi a corpo, accessori per capelli e poi vediamo la fantasia dove ci porterà. Ringrazio la Tessiland per aver avuto questa opportunità e vi auguro un buon proseguimento di giornata. Se avete bisogno di altre domande sono qui a disposizione. Beh, credo che tu abbia già detto tutto. Brava Anna! Il terzo progetto di quest'oggi invece è di Maria Grazia Provenzano. Allora, lei ha preso spunto in realtà da varie creative. È partita con un tutorial della Fata Tuttofare, che è la maglia Odette, ma poi, come potete vedere, Maria Grazia ha utilizzato l'Isaac grigio e i ferri circolari ed ha seguito i consigli di Egle, quindi è riuscita a realizzare questa meravigliosa creazione. Ci ha inviato un video, ascoltiamolo e vediamolo insieme. Buongiorno Valentina, mi ha fatto molto piacere ricevere il vostro messaggio
e con molto piacere mi presento. Io sono Maria Grazia, vivo a Torino, una bellissima città, una signora tutta da scoprire. Presto sarò nonna, fine settembre-ottobre. Sono una vostra cliente, vi ho scoperto seguendo YouTube, l'ha fatta tutto fare. Mi ha colpito in maniera particolare come con un'estrema facilità sia in grado di spiegare, tanto che sembrerebbe facile fare la qualsiasi cosa tramite lei. E poi ho scoperto voi. Ho comprato veramente tanti filati, li ho comprati senza avere un programma particolare, quelli che mi piacevano li prendevo. In questo mese scorso ho preso in mano il filato Isaac, volevo fare una cosa molto leggera, un pizzo. A me piace tantissimo la lavorazione che sembra un pizzo, e il tutorial Odette della Fatta Tutto Fare lo rispecchia. Ho messo un po' del mio, nel senso che non lo volevo tutto trasparente, e quindi ho usato anche i ferri circolari, seguendo la maglia rasata, e il risultato è stato veramente una blusa molto comoda, leggera, facile da lavorare, molto fresca, e quindi sono molto contenta di aver realizzato una cosa, diciamo, tutta mia. Presto diventerò nonna, come vi stavo dicendo, quindi farò tante cose bellissime, seguirò tanti altri vostri tutorial, e spero di prendere comunque tante altre cose molto belle che saranno in programma presso la vostra azienda Tessiland. Ringrazio ancora voi di questa bella opportunità e a presto. Buona giornata. Complimenti Maria, grazie. Mostraci le future creazioni che farai proprio per questo nuovo arrivo. Ma adesso veniamo alla foto che ho ottenuto più mi piace durante questa settimana, che è quella di Cristina Rodica Macovei. Nata in Romania, madrelingua ungherese, ma trapiantata ormai in Italia e precisamente a Ferrara. Allora, lei ha realizzato questo prezioso per tanti motivi, sia per il filato che è. Cristina infine ha utilizzato l'Igilux beige e l'uncinetto 3,5. E sia perché è stato utilizzato proprio per un'occasione davvero speciale, quale il matrimonio di suo figlio. Cristina ci ha raccontato un po' di cose, ci ha detto che ha fatto tante cose a maglia per i suoi figli, ma diciamo la sua specialità era la spighetta rumena, e invece la prima blusa l'ha fatta, pensate, proprio durante il lockdown l'anno scorso, guardando alcuni tutorial su YouTube. E poi ha scoperto noi e ci ha detto che è stato un amore a prima vista, ci adora in tutti i modi possibili e immaginabili. Ovviamente noi non possiamo che ringraziarla. Ha scelto proprio questa variante di colore perché, come potete vedere dalla bellissima foto che la ritrae, si abbinava perfettamente con l'outfit che indossava. Ha preso quindi spunto da un tutorial visto su YouTube, e per realizzare questa sorta di bolero, che è una taglia L, ha utilizzato circa 400 grammi appunto di Gilux. Ma ci ha inviato un vocale, anzi vi ha inviato un vocale proprio per ringraziarvi di tutti i mi piace che avete cliccato. Ringrazio a tutte le persone che hanno cliccato like sulle mie foto, e grazie infinite a Tessiland per tutto quello che fa per noi. Grazie. E la puntata di Tessiland Condivision finisce qui. Che bello, oggi puntata davvero bella, piena, fatta da voi appunto con tutti questi video. È sempre bello poter ascoltare direttamente coloro che hanno appunto realizzato queste meravigliose creazioni e progetti che, come abbiamo detto prima, sono stati pubblicati e condivisi sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maglia. Quindi mi raccomando, correte su Facebook e cliccate il pollice in su, ma seguiteci anche su tutti gli altri social, vale a dire Instagram, Pinterest e TikTok. Non perdetevi i nostri meravigliosi articoli pubblicati ogni venerdì al sito www.meglio di maglia.com. tutti i link dei prodotti e dei progetti che abbiamo visto quest'oggi li potrete trovare proprio nel box informazioni qui sotto, oltre che nella iposta qui in alto. Ovviamente commentate, diteci qual è il progetto che vi è piaciuto di più, o se avete dei suggerimenti o delle richieste da fare. Cliccate il pollice in su se vi è piaciuto il video, che a me fa sempre piacere. Detto questo, vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Ciao.